Buongiorno amici di Hollywood, oggi ci troviamo qui in questa meravigliosa struttura a Palazzo Saraceno e aspettiamo solo il festeggiato Antonio, seguiteci! Entra per voi il signor Antonio! Hollywood, è arrivato finalmente il festeggiato, ve lo presento Antonio! Ciao! Eccolo qui, il nostro festeggiato è un pochino emozionato. Allora, festeggiato, come ti senti? È stato emozionante fare la prima comunione? Sì, a voglia. Fammi sentire, che cosa hai provato nel momento in cui il parroco ha deciso di farti prendere la prima comunione? Cioè, ti ha dato l'ostia per la prima volta? Benissimo. Ah, quindi non hai provato ansie, emozioni forti, è stato tutto tranquillo. Com'era il sapore? Era buono? Sì. E fammi sentire, ma stanotte hai dormito? No. A che ora ti sei svegliato? Alle 5. Alle 5. Adesso, bene, sei emozionato, hai fatto la prima comunione oggi, ma sappiamo tutti che tu sei un grande comico. Ebbene sì, amici di Hollywood, il nostro festeggiato è un grande comico, quindi ci ha preparato una barzelletta per voi. Vero? Ascoltiamo la barzelletta del festeggiato! Ciao! Vai, però non ti emozionare, vai, amici di Hollywood stanno ascoltando, vai! Ciao! Perché lui fa il comico nella vita, quindi ci riproviamo, magari adesso il comico è un po' bloccato, vai, riprova! Ciao! Signor comico, devi dire una barzelletta! Una barzelletta, vai! Cosa fa l'albero del mare? Cosa fa un albero in mare? Ah, l'albero, che ne so, affonda. Si sciacqua le Amici di Hollywood, ci vediamo dopo! Dobbiamo fare un'intervista su di te per vedere se ti conoscono abbastanza. Quindi chi mi scegli? Tanto felice. Felice il primo prescelto! Ti sei aggiudicato un'intervista sul festeggiato. Salutiamo gli amici di Hollywood, ciao, che siamo sempre in diretta. Un'altra persona che mi scegli? Sofia. Sofia, prego, vieni Sofia. Allora, siccome Felice, vedi da quest'altro lato, siccome Felice è un gentiluomo, inizia per il primo, vero? Nome! Felice. Perfetto, si era scordato come si chiamava per un attimo. Anni 10. Vedete che ci pensa solo perché è così complicato ricordarsi quanti. Fammi sentire, ma da quanto tempo conosci il nostro festeggiato? Da quando tengo un anno. Perfetto, quindi siete nati insieme, molto bene. Quindi mi saprai sicuramente dire pregi e difetti. Attenzione a quello che diciamo. Pregio, una cosa bella del nostro Antonio. È un bel ragazzo. È un bel ragazzo, applausi! E invece sentiamo un difetto. È permaloso? D'accordo, quindi applausi, vai. Molto bene, va bene. Allora, adesso ultima cosa che ti chiedo. Oggi lui ha ricevuto la prima comunione, quindi che augurio gli vogliamo fare? Dai, un augurio speciale al tuo cuginetto Antonio, vai. Ti auguro tanti auguri per la tua comunione prima e tante cose belle. Facciamo un applauso al nostro attore. Lei che si chiama Sofia. Sofia, in che parentela sei con il nostro festeggiato? No, paterna. Non lo sa. Paterna. No, che parente c'è? Che sei? La sorella, il cugino, la zia, il fratello, che sei? Sei la nonna! No! Chi sei? Aspetta, non sentiamo, gli amici di Hollywood non ci sentono, bello forte e chiaro, vai! Sei la cugina! Adesso! La cugina, bene, la cugina di Antonio, quindi sai benissimo Antonio se è un bravo o un cattivo bambino, vero? Quindi secondo te? È bravo! È bravo! Applausi, decisamente! Fammi sentire, ma... secondo te, visto che lo conosci, che sei la cugina, qual è lo sport preferito del nostro festeggiato? Ballo. Il ballo, hai indovinato? Ah, il ballo!
Io e Sofia, con gli amici di Hollywood, diciamo... Amici di Hollywood, ci vediamo fra poco con i balli insieme ad Antonio! La vicina non tiene un figlio. Si viene avanti, c'è per un mondo di più sette famiglie, sette nel mondo non è una non figlia. Ecco i mani, Antonio, 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 porto Antonio, 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 sto mangiando carne, ma sto in aria, sto un ginjim. Botti di loci, te calmant, Maradona. Che vire bro, vire ca, io resung. Fatti numeri, un roppo, laggi mi sa gir. Basta questi soldi, su volcare, su imbattibili. Io di stamane camminai, ma per due metri. Poi ci fermai, ma ci vasai, ma senza senti un gelo. Non so più cosa fai da sola senza me. Eccoci amici di Hollywood, ci siamo. Adesso vi presento altri due componenti della famiglia di Antonio. Sono qui con le sorelle, abbiamo Noemi e Chiara. Adesso chiederemo, ecco, salutiamo Antonio, saluta. Allora, adesso chiederemo alle sorelle com'è essere sorelle di Antonio. Iniziamo da lei, che immagino sia più grande, vero? Tu sei Noemi, quanti anni hai? 14. Allora fammi sentire, tu che sei la più grande, diciamo, di casa, com'è Antonio come fratello? Insopportabile. Bene ragazzi, facciamo un applauso a questa cosa. Quindi insopportabile, ma perché, che fa? Litigate tutto il giorno? Sì. Tipo per cosa? Per tutto. Vabbè, oggi ha ricevuto la prima comunione, che cosa gli vuoi augurare da sorella maggiore, a parte i litigi? Dica al massimo, dai, va bene. E poi ha ricevuto comunque un sacramento importante, quindi auguri ad Antonio, vero? Lo diciamo? Auguri. Ok, amici di Hollywood, la nostra Noemi è un po' emozionata. Vediamo Chiara. Chiara, allora, tu sei un po' più piccolina, quanti anni hai? 11. Ecco, Chiara, tu sei anche tu tanto emozionata come Noemi? Un pochino. Fammi sentire, tu invece che rapporto hai con Antonio? Buono. Quindi non litigate? Più o meno. Per cosa litigate? Voglio sentire un esempio di litigio, dai. Che per cosa litigate di solito? Sciocchezze. Tipo, vai, facci sentire. Perché Chiara non vuole giocare. Non voglio giocare con lui. Ah, non vuole giocare con... Bene, queste sono cose in diretta. Fammi sentire, ma tu almeno un augurio ad Antonio lo vuoi fare? Per la sua prima comunione, vai. Spero che vivi la vita come vuoi. Facciamo una